Quindi ti racconto solo quello che è buono, quello che ti fa bene, quello che ti educa. Io credo che questo sia profondamente sbagliato, anche perché è una storia talmente complessa, la storia del primo dopoguerra è veramente materiale magmatico, è veramente molto complicata da spiegare, e l'Italia è soltanto un pezzettino di questa storia. Ed è una storia che paradossalmente segue delle onde abbastanza facilmente invece ricostruibili, perché il primo dopoguerra subisce un influsso pesantissimo dagli ultimi mesi di guerra e un influsso pesantissimo da quello che è successo dal febbraio del 1917 in poi. E la storia dell'Europa è stata talmente influenzata che oggi c'erano delle persone che non volevano che questa serata si tenesse. E sono ancora delle filiazioni spurie esattamente di quel ciclo della storia. A maggior ragione dunque io dico che questa storia va raccontata. Non per educare la gente, credo che voi non abbiate nessun bisogno di essere educati, ma per informare la gente. Perché se io non so dove abitavano i miei genitori e qualcuno me lo chiede, io è come se fossi orfano in un certo senso. E noi siamo in un certo senso storicamente orfani finché non faremo pace con la nostra storia. E fare pace con la nostra storia vuol dire saperla. Io non ho mai condiviso l'opinione di alcuni miei colleghi che parlavano di storia condivisa. Il concetto di storia condivisa è un concetto etico, non è un concetto scientifico. Se uno è figlio di un partigiano fucilato dai fascisti e un altro è figlio di un repubblicano fucilato dai partigiani, questi due non possono avere una storia condivisa. È impossibile materialmente, ma possono rispettare le proprie memorie. Possono mostrare un'azione di civiltà che consiste nel rispettare la memoria altrui. E allora che cos'è la storia di un paese? È la somma di varie memorie che devono essere in qualche modo raccontate tutte. Non c'è una memoria di serie A, una memoria di serie B, una memoria educativa e una memoria diseducativa. Esiste la storia che è la somma della memoria mia, di Pietro, di tutti voi. È ovvio che lo storico non può andare a interrogare ognuno di voi. Ha delle fonti dirette, letterarie, cinematografiche, foniche, ha delle fonti di vario genere e poi si assume la responsabilità dell'interpretazione di questa storia. Ma non vuol dire che io posso interpretare questa storia in un modo che mi piace o che non mi piace. È un conto di dire una parte di questa storia ve la nego, vi dico già che non vi deve piacere e quindi la tolgo. Ecco, la mia idea di storia è questa. E ho sempre, e ormai sono 40 anni che faccio questo mestiere, ho sempre cercato non di arrivare alla verità, perché uno storico sa benissimo che la verità non si arriva, ma di perseguire questa verità, di cercare un minimo di verità. E la prima verità che mi sento di dire velocissimamente, poi passo la parola a Piero per la sua prolusione a sua volta, la prima cosa che mi sento di dire è che l'errore che si commette su certi momenti della storia è quello di vederli con i nostri occhi. Ci sono dei momenti della storia in cui, se noi vogliamo capire cosa è successo, dobbiamo cercare di immedesimarci nei protagonisti di quel periodo. L'esempio più semplice è quello dei ragazzi che hanno scelto, parlo di ragazzi perché erano molto giovani, che hanno scelto dopo l'8 settembre 1943 di stare da una parte piuttosto che dall'altra. È chiaro che noi oggi, che sappiamo come è andata a finire, giudichiamo quella scelta in un certo modo, ma bisognerebbe cercare di capire. Un ragazzino di 18 anni che è cresciuto all'interno del fascismo non ha conosciuto altre forme di governo. È nato ed è cresciuto all'interno del fascismo. Nel momento in cui questo fascismo lo vede sgretolarsi con il 25 luglio, che cosa pensa? Cosa prova? E con i suoi amici di cosa parla? Come nascono queste scene? Questo è il modo di approcciarsi a quel tipo di storia. E un ragazzo di 20 anni che torna dalla prima guerra mondiale a casa e che trova il suo posto di lavoro che è stato preso da un altro di quelli che venivano allora chiamati imboscati, che la sua fidanzata si è messa con un altro perché lui nel frattempo stava facendo la guerra, che il suo mondo è completamente cambiato. Che cosa fa un ragazzo così? È difficile che non si schieri in una maniera radicale. E allora la maniera radicale era: o stavi con le bandiere rosse o stavi con le bandiere nere, perché a 20 anni, uscito da una guerra, il tuo modo di percepire le cose non era il modo che abbiamo noi adesso. Io poi ho l'età del Monte Bianco, non faccio testo, ma non è il nostro modo tranquilli seduti a un tavolo, è il modo di uno che è visto in tutti i colori, giovanissimo.
Ecco dunque che noi dobbiamo capire che quell'Europa che aveva visto praticamente dimezzate due o tre generazioni di suoi abitanti fra la prima guerra mondiale e la spagnola, era un'Europa completamente diversa da questa. E non soltanto c'erano idee diverse da quelle che ci sono oggi, ma c'era un sentimento delle cose che era diverso. C'era l'idea, per esempio, che fortunatamente oggi in quasi tutti è scomparsa, in qualcuno sopravvive, l'idea che la violenza fosse uno strumento politico, cioè che la violenza potesse essere uno strumento per far valere la propria idea in piazza. E attenzione, l'idea di far politica in piazza era una novità, perché nell'Italia liberale la politica si faceva nei salotti feppati, non si faceva in piazza. E con la nascita dei movimenti di piazza, dei grandi partiti popolari, che si comincia ad andare in piazza. La prima guerra mondiale porta in piazza anche l'idea della violenza politica. Ed ecco che infatti non voglio minimamente rubare spazio al governo, no, ma dico, siccome è lui il pienista rosso, no, chiedo, tanto per cominciare, chiedo, condividi questa premessa? Ma assolutamente sì.